Buonasera a tutti da parte mia, da parte di Paolo Minucci, bentrovati alla 25esima edizione della Sagra della Scrippella di Elice. Ci troviamo in un simpatico e caratteristico centro della provincia di Pescara, ospiti di questa rassegna che festeggia il quarto di secolo. Pensate un po', è motivo di soddisfazione da parte degli organizzatori perché non è facile raggiungere 25 anni ininterrotti dedicati appunto alla valorizzazione di questo prodotto di nicchia, un prodotto molto importante che ha fatto anche la storia della nostra cucina, della nostra gastronomia, la scrippella, degnamente festeggiata in questa circostanza con una tappa miliare del Festival della Melodia. Per coloro che ormai sanno, il Festival della Melodia è il carrozzone della buona musica che gira l'Abruzzo in lungo e in largo, proponendo quelli che sono i migliori interpreti della nostra musica. Parleremo e ricorderemo anche la storia di questa rassegna storica per certi versi nella nostra regione, che viene ospitata per la prima volta qui a Elice in provincia di Pescara grazie al fattivo e concreto interessamento del primo cittadino Gianfranco De Massis, il sindaco, a cui indirizzerei il primo grande applauso degli amici convenuti. L'inclemenza del tempo, soprattutto delle ore pomeridiane, forse ha tenuto lontano il grande pubblico, però vedo che pian piano la piazza va riempiendosi in ogni ordine di posto e di questo non possiamo che esserne felici e soddisfatti. Avremo davvero alcuni tra i migliori interpreti del nostro tour che si cimenteranno dal vivo davanti ad un'apposita giuria che è già pronta con carta e penna a decretare i giusti voti all'esibizione dei nostri giovani, giovanissimi artisti. I voti andranno da un minimo di 1 a un massimo di 5, tenendo conto nella prima casella le qualità vocali dei singoli artisti. Nella seconda casella invece si riporteranno i voti relativi all'interpretazione dei brani editi o inediti a seconda delle circostanze, e così come recita il regolamento del nostro concorso. Prima di iniziare, quindi di iniziare subito a dare il via ufficiale alla manifestazione, io vorrei presentarvi la giuria, la vorrei ricordare, una giuria capitanata dal primo cittadino Gianfranco De Massis, ancora un applauso per lui. È composta dall'assessore provinciale Roberto Ruggeri. Per l'amministrazione comunale di Elice troviamo anche i consiglieri Alberto Mazzocco e Stefania Di Federico, grazie per essere intervenuti. Sono particolarmente attenti questa sera nell'aspettare e nell'attendere le esibizioni dei nostri cantanti. Ma in giuria troviamo anche una ex protagonista del tour di Miss Adriatico, un concorso di bellezza che in passato ha fatto tappa anche qui ad Elice. Mi riferisco a Chiara Cirone, che ormai fa parte integrante della nostra macchina organizzativa. In giuria anche un'attuale concorrente del tour. Si tratta di una concorrente giovanissima, una concorrente di cui sentiremo parlare, Alina Nicoletta. Un applauso anche per lei. E poi ancora l'ex vincitore nazionale della rassegna, un titolo conquistato proprio a Sanremo, si tratta di Franco Midiri, che ascolteremo in qualità di ospite questa sera. Assieme a lui c'è la sua dolce metà, la modella Lyudmila, ed ancora il produttore discografico Angelo Anselmi. E per concludere, l'avvocato e storico collaboratore del quotidiano Il Centro, un giornale che spesso e volentieri dà ampio risalto alle nostre iniziative itineranti, così come La Dolce Vita, Cronache Abruzzesi, a dire il vero, è l'avvocato Angelo Minucci, un applauso per lui. Bene, siamo pronti davvero per iniziare con la gara, quindi massima attenzione. Il primo concorrente che aprirà questa interessante kermesse canora risponde al nome di Mirko Nenna, eccolo qui che ci raggiunge, un applauso di incoraggiamento perché sono giovani e molto emozionati. Direttamente dal musical Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Confrontation, canta Mirko Nenna, buon ascolto. Buonasera. Lost in the darkness, silence surrounds you. Once
there was morning now and this night. I will find the answer. I'll never desert you. I'll promise you this. Till the day that I... Do you really think that I will ever let you go? Do you think I ever set you free? If you do, I'm set to stay. It simply isn't so. You will never get away from me. All that you are is a face in a mirror. I close my eyes and you disappear. I'm what you face when you face in a mirror. Long as you leave, I will still be here. All that you are is the end of a nightmare. All that you are is a dying scream. After tonight, I shall end this demon dream. This is not a dream, my friend. Silence will hide you. You cannot choose how to lose control. You can control me. I'll live deep inside you. Each day you feel me devour your soul. I only choose to survive like you need me. I'll become whole as you dance with them. And I rejoice as you breathe your final breath. For I live inside you forever now. With Satan himself by my side now, and I know that now and forever they never be able to separate Jacob from I. Can't you see it's over now? It's time to die. But no, no, die only you. If I die, you die too. You die me, I'll be you. Damn you, hide and set me free. Can't you see you are me? And now, deep inside, I am you. You are I. No, never, yes, forever. God damn you, hide. Take all the evil things and run in hell. I'll see you there, Jekyll. Never. Grazie. Complimenti Mirko Nenna, grazie. Poi al termine vedremo come si sarà espressa in merito la nostra giuria. Abbiamo aperto quindi con un pezzo di un musical molto gettonato, però vedrete come i nostri artisti riusciranno a spaziare da un genere musicale ad un altro con grande disinvoltura. D'altra parte sono tutti ragazzi che studiano e che hanno la musica nel proprio DNA. Andiamo avanti, seconda concorrente, quindi amici della giuria, dopo aver espresso il primo meccanismo di voto per il concorrente, l'artista che ha aperto la nostra rassegna, potete trascrivere anche il nominativo di Deborah Colan. Eccola qui, che accompagniamo con un grande applauso l'entrata in scena di Deborah Colan, che si presenta in versione cantautrice, quindi un brano inedito dal titolo Tu mi troverai. Canta Deborah Colan. Io non ti tradirò mai, un respiro sarai, un vento che scende con luce nel blu e la notte c'è. Non so da dove verrai, come ti chiamerai, certezze non ho, ma ti riconoscerò. Può cancellare il destino tra noi, le sale, l'amore, il gusto.
queste polse stringe ancora. Ci sembrerà regolare, ci sarà qualche cosa più, e non soltanto un batticuore. Sarai giusto nell'ideale, nel mare che a volte è in grado di stupirmi ancora. Tu sarai la vita dentro ai giochi miei, quello che non vorrò cambiare. Sotto il mio cielo c'è spazio per te, voglia di sorridere, scoprire come sei e ridere di me e ridere di noi, svegliarsi ancora un giorno insieme se anche tu lo vuoi. Mi troverai come la primavera, mi troverai luce nella sera, mi troverai come chi cerca la sua anima, destino appeso al filo di una nuvola. Ringraziamo te, Deborah Colan. Davvero una bella serata, 25esima edizione della Sagra della Scrippella e di scena il Festival della Melodia. Questa è una rassegna che ha portato fortuna nel recente passato a nomi che ormai vanno per la maggiore in campo musicale. Io in genere ricordo il tenore internazionale Piero Mazzocchetti, che il prossimo 20 luglio tornerà in concerto a Miglianico, ma vorrei anche ricordare soprattutto colui che per la prima volta ha scritto come abruzzese il suo nome nell'Albo d'Oro del Festival di Sanremo. Mi riferisco a Jody Tonno, che in compagnia, in coppia con Lola Po, ha vinto davvero un'edizione storica il 2008 del Festival Sanremese. Però non vorrei dimenticare gli altri giovanissimi ma talentuosi, ad iniziare da Gianluca Ginoble, un rosetano per la precisione di Montepagano, che ha iniziato proprio a cantare con noi con il Festival della Melodia, prima di spiccare il volo con il Trio delle Meraviglie, i tre tenorini che ormai stanno facendo delle cose davvero molto molto positive. Davvero dei grandi artisti sono passati e continuano a passare e a transitare qui con il Festival della Melodia. Nel frattempo torniamo in gara per accogliere qui al centro del proscenio Danira Micozzi. Eccola qui che arriva. Con il vostro applauso e il vostro incoraggiamento, lei ha scelto un brano di Jessie J dal titolo Mama Knows Best. Vi lascio a Danira Micozzi. Storm in the sky, I ain't gonna be played by a behavior.
you can pick up and drop. And out of this inconsistent love, I think it's shy. Che voce, Daniela Micozzi, e vedo particolarmente presi i nostri presidenti di commissione, vale a dire il sindaco Gianfranco De Massis, indaffaratissimo dalle prime luci proprio dell'alba per preparare al meglio questa sagra della scrippella, e l'amico di sempre, l'assessore provinciale Roberto Ruggeri, che è davvero un esteta della buona musica, quindi penso si stia trovando a meraviglia con i giovani artisti del Festival della Melodia. Io ne presento subito un altro, il prossimo per la precisione, perché andiamo ad incontrare qui al centro del palco Emanuela Maurizzi. Eccola qui, un applauso forte anche per lei. Il brano è un brano di Beyoncé dal titolo If I Were a Boy. Canta Emanuela Maurizzi. Grazie. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw what I wanted and go. Jimmy with a guys and chase after girls. I kick it with who I want it, and I never get confronted for it, cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. Tell everyone is broken, so they think that I won't sleep in alone. I put my
myself first. And with the rules as I go, cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. Così voti e consensi anche per Emanuela Maurizi, e noi stiamo seguendo qui ad Elice le fasi del Festival della Melodia, l'unico concorso che offre l'opportunità gratuita, e sottolineo opportunità gratuita, a tanti giovani artisti di mettersi in evidenza. Non a caso le principali orchestre, i gruppi musicali, bande che dir si voglia, hanno al proprio seguito cantanti usciti proprio dalla palestra del Festival della Melodia, e di questo ne siamo anche qui molto felici, fieri ed orgogliosi. La nostra rassegna prosegue, la nostra gara va avanti, è la volta della quinta concorrente in ordine di apparizione. Accogliamola sempre con lo stesso scrosciante battimani, lei è Giulia Mancini, eccola qui. Andrà ad interpretare un brano della Tigre di Cremona di Mina dal titolo Canto anche se sono stonato. Vi lascio dunque all'interpretazione e alla voce di Giulia Mancini. E non ho la voce di Mengoni e di Giuliano, e neanche di Baroni, di Bocelli o Celentano. Eppure ho tanta voglia di cantare a par di fiato, da quando di te sono tanto innamorato. Canto anche se sono stonato, perché sono letteralmente impazzito di te. Senti, canto così sottovoce, perché la mia voce in genere non piace. Da 5 mesi canto il mio amore in sordina, perché cara temo di farmi sentire da te. Ma da quest'oggi ho deciso di cambiare, provando a dare le gambe, c'è da rock. Mi faccio sentire
bebè. Da 5 mesi canto il mio amore in sordina, perché cara temo di farmi sentire da te. Ma da quest'oggi ho deciso di cambiare, provando delle ore con voi a chitarra. Mi faccio se vuoi bella cara, è come una valvola da ring, ti sforno quintali di swing. Abbiamo così ammirato anche Giulia Mancini e il festival va, il festival prosegue in occasione di questa bella serata. Continua ad arrivare gente qui ad Elice per la 25esima edizione della Sagra della Scrippella. Scattano e continuano a scattare anche le foto da parte del nostro Davide Minnucci, foto che ritroverete sul sito ufficiale del concorso, che è www.festivaldellamelodia.net, dove troverete il regolamento, la cronaca dei vari avvenimenti, ma anche le immagini e tutto quello che bisogna sapere per partecipare, sia come protagonisti ma anche come semplici sostenitori di questa rassegna che ha portato bene a tanti giovani artisti, come si ricordava. Nel frattempo la nostra gara prosegue, vedo la giuria che è assorta e particolarmente attenta ma anche rilassata al punto giusto per poter esprimere al meglio le proprie votazioni, le proprie espressioni di voto. Sesta concorrente, potete riprendere carta e penna per trascrivere il nominativo di Giorgia Verona. Eccola qui che arriva, giovanissima, un applauso di incoraggiamento ci vuole. Anche lei ha scelto un'artista molto gettonata, Beyoncé, il brano dal titolo Listen, canta però Giorgia Verona. Listen to the song here in my heart. A melody I've started but I can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. Oh, 'cause you won't listen. Yeah.
Grazie. Giorgia Verona, ancora un'altra giovane interessante proposta per il Festival della Melodia, e tra poco lo dico a beneficio di coloro che continuano ad affollare le vie del centro di Elice per la 25esima edizione della Sagra della Scrippella. Dicevo, tra poco conosceremo chi rappresenterà Elice alla finalissima nazionale del Festival della Melodia, prevista a fine febbraio 2014 nella splendida cornice di Sanremo, nella Città dei Fiori, dove per il settimo anno consecutivo andremo a trovare i nostri corregionali trapiantati da oltre mezzo secolo proprio nel centro ligure, nel tanto blasonato centro ligure. E ci sono anche tanti concittadini di Elice che vivono e che si sono fatti strada proprio lì a Sanremo. Li andremo a trovare perché loro assisteranno a questa finale nazionale che vedrà uno di questi cantanti assoluto protagonista della scena. Andiamo avanti, la gara prosegue con il settimo artista in gara, lui è Carlo Di Fabio, un applauso per lui. Si presenta in qualità di cantautore con un brano da lui stesso scritto e musicato dal titolo Ho bisogno. Vi lascio dunque a Carlo Di Fabio. Grazie. Ho bisogno di qualcuno che mi svegli la mattina, che con gli occhi innamorati mi dica che va tutto bene. Ho bisogno di te, che mi manchi ormai da troppo, la tua bocca, le tue mani, il tuo naso, i tuoi capelli. Ho bisogno e neanche so se tra quei pensieri tuoi ci sarà un ricordo nitido che parla ancora di me. Ho bisogno di altre mani, dei tuoi occhi su di me, che pietrificano il cuore mentre sciolgono il perché. Ma ora sono certo che tu vivresti senza me molto meglio di una rondine che viaggia in primavera per andare incontro al vento senza mai cambiare rotta, un po' come una farfalla alla ricerca del suo fiore. Questo sei per me. Ho bisogno anche di me, di ciò che non sono più, di quel tale innamorato, di una vita che non c'è, non esiste senza te, forse proprio senza te, senza la tua ombra dentro un giorno riuscirò a cambiare. Ed allora vola via, prendi la tua fantasia, ti libererò le ali per seguire il tuo destino e fuggire via da me che son perso senza te. Ma i tuoi occhi brilleranno solo sotto un altro cielo, ma tu questo sei per me ed io canto qui per te queste note che ti porteranno amore nel tuo viaggio. Le vorrai o non vorrai, ma per te io ci sarò, anche se la vita ti avrà già portata via lontana. Tutto questo sei per me, 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 tutto questo sei per me. Ho bisogno che mi ascolti, ho bisogno che mi guardi, ho bisogno del bisogno tuo di vivere di me. Ho bisogno dei tuoi attimi, della tua complicità, di quell'aria da ragazza, di una donna senza età. Tutto questo sei per me, tutto questo sei per me, tutto questo sei per me, tutto questo sei per me. Sei per me, tutto questo sei per me, tutto questo sei per me, tutto questo sei per me.
questo sei per me. Grazie. E noi ringraziamo te, Carlo Di Fabio. Festival della Melodia in tour questa sera a Elice, domani a Montesilvano Colle, ma la prossima settimana ci saranno altri appuntamenti per un cartellone davvero molto intenso che avrà modo anche di dare spazio ai tanti giovani che questa sera non abbiamo potuto convocare, ma senz'altro saranno di scena e sotto i riflettori della ribalta nelle prossime occasioni, nei prossimi appuntamenti itineranti della nostra Kermesse Canora. Andiamo avanti, amici di Elice, perché vado a presentarvi l'ottavo protagonista della serata. Lui è Roberto Antico, eccolo qui, un applauso per lui. Anche Roberto Antico in qualità di cantautore, un brano inedito dal titolo Sicuma. Per voi Roberto Antico. Grazie. Cosa mi chiedi? Cosa vuoi da me? Cosa che vedi? Cosa va che non c'è? Sei sempre la stessa eppure a stento ti riconosco. Oscura e complessa, buia come un bosco. Dove quel vestito ti ricordo di stracci coperta, venerata da me come un mito. Ti vedo di ricchezza ricoperta, ora che mi sono avvicinato e più ti guardo e più da te vengo allontanato e più non ardo te. Bellezza incantatrice, hai la splendida virtù dell'attrice, o sei vera come una cicatrice, dammi verità, io sono come Alice. Non hai ancora risposto, eppure io ancora qui sono al mio solito e scomodo posto, che le tue labbra baciano non in attesa, non in guardia, ma solo in disperata amarezza che non crea vuoto con furia, ma tramuta calore in freddezza. E... na, na. Incantatrice, hai la splendida virtù dell'attrice, o sei vera come una cicatrice, dammi verità, non sono come Alice. Io di carte false o altri inganni non ne ho, e in umili stracci spero un giorno ti rivedrò. La chiave sono le note che da te avrò, solo se sarai con me ovunque sarò. Dio, ma che labirinto è mai l'amore? C'entri da qualsiasi parte del tuo cuore, ne esce vivo solo chi muore o chi con sé alle carte dell'attore. Da silente sognatrice, hai la splendida virtù dell'attrice, o sei vera come una cicatrice, dammi verità, io sono come te. Silente sognatore, no, no, la virtù dell'attore. Sei la mia cicatrice, sicuma.
ragione tu, io sono come Alice. Grazie Alice, buona serata. E complimenti anche a te. Abbiamo ascoltato dunque Roberto Antico e abbiamo trasformato questa piazza centrale di Elice in un salotto davvero molto simpatico, dove sono convenuti tanti amici per ascoltare le giovani promesse del domani, anche se sono artisti che fanno parte della storia contemporanea della nostra musica. Lo dico con estrema convinzione perché sono giovani che studiano, si impegnano e hanno già raggiunto importanti risultati. Andiamo avanti. Nona concorrente, potete anche trascrivere il nominativo di Alessia Pogliandri. Eccola qui che mi raggiunge di gran carriera, accompagnata dal vostro applauso che non manca mai. Anche lei in qualità di cantautrice, il brano Charles, un brano inedito dedicato al grande, inimitabile, intramontabile Charlie Chaplin. Per voi, Alessia Pogliandri. Grazie, buonasera a tutti. Un sorriso nato nell'ombra sotto un tetto che non c'è. Quel sorriso cresce dentro un teatro di polvere, cercando la fortuna, inventando un'anima più accesa per sé, per sé. Aveva gli occhi più grandi dentro al rumore di un circo insofferente, ad un bambino che chiede amore, rimane sordo e non dà niente. E quel silenzio adesso non basta, indivisa grida l'umanità, libertà. Ringraziamo e salutiamo Alessia Pogliandri. Bene bene amici di Elice, la gara volge quasi al termine, abbiamo ancora due artisti da ascoltare e da seguire nel dettaglio, dopodiché
ritireremo le schede per procedere con la sommatoria dei voti, perché vorremmo conoscere nel più breve tempo possibile chi rappresenterà Elice, come si diceva, nella finalissima nazionale di Sanremo. Però andando con ordine, ecco a voi la decima concorrente della serata. Si chiama Angelica Pompeo, un applauso anche per lei. Ha scelto un brano di Jackson 5 dal titolo Who's Loving You, canta Angelica Pompeo. Grazie, buonasera. Complimenti ad Angelica Pompeo, così come a tutti i protagonisti di questa bella serata che volge quasi al termine per quanto concerne la gara. Però le emozioni continueranno con gli ex vincitori nazionali della nostra rassegna del Festival della Melodia, che state seguendo proprio in presa diretta qui dalla piazza di Elice in provincia di Pescara.
e a concludere la competizione, che coincide con la 25esima edizione della Sagra della Scrippella. A proposito, continua ad affluire gente che mangia e gusta queste specialità tipiche abruzzesi e del comprensorio dove ci troviamo in modo specifico. Si diceva, a chiudere la gara ci penserà tra poco l'undicesimo concorrente in gara. Per voi, eccolo qui, Emanuele Cestari. Un applauso fortissimo di incoraggiamento. Di Mario Rosini, Sei la vita mia, canta Emanuele Cestari. Grazie. Com'è bello partire per arrivare da te, aspettare di vedere il mare e ci divide ancora per un po', e nell'aria c'è qualcosa e non so dire mai cose, non ci sono le parole per spiegare questo amore mio. Per te che mi guardi così, con quell'aria un po' curiosa, mentre mi avvicino a te, ed un brivido dal cuore mi attraversa l'anima. Non ci sono le parole per spiegare questo amore mio. Se la vita mia, se la vita mia, sono un libro senza le parole, quando manchi tu, sono un frutto senza un albero, una barca senza pescatore, ma non ci sono le parole per spiegare questo amore mio per te. Com'è triste partire, allontanarmi da te, è un dolore che frantuma il cuore, non mi aiuta nemmeno piangere, perché in fondo sai, amore, lascio l'anima con te. Non ci sono le parole per spiegare questo amore mio. Se la vita trascina senza volontà, ma queste sono le parole per spiegare questo amore mio. Trascina senza volontà, queste sono le parole per spiegare questo amore mio per te, per te. Queste sono le parole per spiegare questo amore mio. Grazie, grazie. Dai un senso alla tua estate. Iscriviti subito al tour di Miss Adriatico, concorso di bellezza internazionale. Miss Adriatico, la tua grande occasione. Chiama subito 337 91 71 11 e visita il sito www.missadriatico.it. In
attesa del responso della nostra commissione, quindi in attesa di conoscere chi rappresenterà Elice alla finalissima nazionale di Sanremo, andiamo ad ascoltare la splendida voce dell'ex vincitore nazionale del nostro festival, un titolo conquistato proprio nella città dei fiori, quindi nel centro ligure, nel centro sanremese. Lui è Franco Midiri. Accogliamolo con un applauso, il nostro Franco Midiri. Ciao Franco, ben trovato, come va? Buonasera a tutti innanzitutto, va benissimo ed è una bella serata anche se è un po' freddina, ma fa bene, fa piacere in questo periodo. Allora la riscalderai tu con la tua splendida voce, cosa dedicherai al pubblico di Elice? Allora come primo brano farò una canzone che forse ricorderanno in tanti se non tutti, dal titolo L'Italiano. Canta Franco Midiri, buon ascolto. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia e gli spaghetti al dente, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i suoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, siamo italiani, un italiano vero. Buongiorno Italia col caffè ristretto, con le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e la 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, italiano vero. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Grazie a tutti. Che bella voce, timbro inconfondibile quello di Franco Midiri, reduce da un tour in Moldavia, è già un personaggio popolare in Romania e in Germania e sta portando davvero in alto il nome della buona musica italiana nel mondo. Ancora un grande applauso per Franco Midiri.
mentre io vado a salutare l'arrivo dell'assessore Maurizio Albani, nostro grande amico. La ritrovo in splendida forma, caro assessore, si è posizionato subito, non poteva essere diversamente, a fianco del primo cittadino Gianfranco De Massis. Qualche istante ancora prima di conoscere il verdetto della nostra giuria, ricordo Festival della Melodia in occasione della 25esima edizione della Sagra della Scrippella. Ricordo che poi Elice vivrà quest'estate un altro appuntamento importante con la sagra della Mugnaia, quindi continueranno i festeggiamenti in questo centro che merita di essere visitato, merita di essere vissuto, perché è un centro dalle grandi, enormi potenzialità. E allora andiamo a conoscere un altro protagonista della nostra rassegna, ex vincitore nazionale anche lui del nostro Festival della Melodia, all'appello Marco Corneli. Un applauso per lui. Eccolo qui che arriva. Marco, cosa dedicherai al pubblico di Elice? Questa sera voglio ricordare un grande artista, Pierangelo Bertoli, quindi faremo una delle sue più famose canzoni, A Muso Duro. Vi lascio dunque all'interpretazione e al ricordo di un grande artista da parte di Marco Corneli. E adesso che farò non so che dire, ho freddo come quando stavo solo, ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro, ho sempre odiato i porci di ruffiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con il dosaggio esatto degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Non so se sono stato mai un poeta e non mi importa niente di saperlo, riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però, vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto. Yeah! Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E non so se avrò gli amici a farmi il coro o se avrò soltanto volti sconosciuti, ma canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni ne ho vissuti.
Grazie a tutti. Ciao Pierangelo, un bacio da parte di tutta Erice. Viva la vita! E viva anche Minnucci! Simpaticissimo il nostro Marco Corneli, bravissimo artista che abbiamo ascoltato in questo finale di manifestazione. Però l'autentica ciliegina sulla torta è rappresentata appunto dalla prossima artista che vado subito a presentare. È una cantante lirica di prim'ordine. Signore e signori, per voi, Giulia Bruni. Eccola qui che ci raggiunge al centro del palco. Dalla Tosca di Puccini andrà ad interpretare Vissi d'arte. Per voi, Giulia Bruni. Da parte di Chiara, a nome di tutta la nostra commissione, grazie. Potete anche tornare
nel Dietro le Quinte, dopo la consegna dei premi da parte della nostra Chiara Cirone. Ricordo che il tour di Miss Adriatico riprenderà sabato sera in quelle di Colle Corvino, quindi in Piazza Convento a Colle Corvino, e adesso siamo pronti per iniziare con il cerimoniale di premiazione. Inviterei qui al centro l'avvocato Angelo Minnucci, storico collaboratore del quotidiano Il Centro, per la consegna del premio relativo appunto alla critica, il premio della critica. Dico subito che non è stato affatto semplice, una gara molto equilibrata che ha messo in evidenza la bravura, la professionalità dei nostri giovani artisti. Allora il nostro Angelo Minnucci è pronto per la consegna del primo riconoscimento, il premio della critica della serata, e per il concorrente Carlo Di Fabio, ha interpretato un brano da lui stesso scritto e musicato. Eccolo qui che ci raggiunge, Carlo Di Fabio, con il vostro applauso riceve la stretta di mano e il trofeo da parte di Angelo Minnucci. Carlo Di Fabio, premio della critica a Elice. Grazie Carlo, grazie Angelo Minnucci, andiamo avanti. Vorrei qui accanto a me per consegnare il premio della giuria all'assessore Maurizio Albani, che consegnerà appunto il premio della giuria. Altro riconoscimento, siamo alle battute conclusive e tanta gente ancora qui ad Elice per conoscere chi rappresenterà questo centro nella finalissima nazionale. Dov'è l'assessore? Non lo vedo? Sta mangiando una scrippella? No, allora è qui con noi per premiare un ex equo, due concorrenti terminati con lo stesso punteggio. Si tratta di Emanuele Cestari ed Emanuela Maurizi. Eccoli qua i nostri vincitori, Emanuele Cestari ed Emanuela Maurizi. Eccoli qua che raggiungono il centro del palco per essere premiati dall'assessore Maurizio Albani. Stretta di mano, cavallerescamente il nostro Emanuele Cestari cede la targa, il trofeo ad Emanuela Maurizi. Noi ringraziamo l'assessore e ringraziamo anche i vincitori del premio della giuria. Grazie a Emanuele e a Emanuela. Andiamo avanti. Per premiare il terzo classificato chiamo il consigliere Alberto Mazzocco. Alberto Mazzocco sarà tra qualche istante qui accanto a me per premiare colui o colei che ha raggiunto la terza posizione. Eccolo qui che arriva al centro del proscenio, e dico subito, terzo posto qui ad Elice è per Giorgia Verona, la più giovane del gruppo, che sale sul podio meritatamente a ricevere i complimenti del consigliere Alberto Mazzocco. Anche un bacino ci sta bene di congratulazioni alla nostra Giorgia Verona. Scattano le foto al vostro indirizzo, foto che saranno immortalate sul sito festivaldelamelodia.net. Grazie a Giorgia Verona, grazie ad Alberto Mazzocco. Un'altra consigliera comunale, davvero un'infaticabile consigliera, è Stefania Di Federico, pronta a consegnare il trofeo relativo al secondo piazzamento. Eccola qui che ci raggiunge celermente la nostra Stefania Di Federico per consegnare il trofeo relativo al secondo posto. Io ringrazio anche la provincia di Pescara, l'assessorato al turismo, per esserci vicini in questo tour 2013-2014 del Festival della Melodia. Stefania Di Federico premia Danira Micozzi, altra concorrente marchigiana che ci ha raggiunto da Fermo per essere qui ad Elice al Festival della Melodia. Eccola qui premiata da Stefania Di Federico, bacino e complimenti. Foto al vostro indirizzo, grazie, grazie a Danira e grazie anche alla nostra premiatrice Stefania Di Federico. Al centro del palco adesso il padrone di casa, il sindaco Gianfranco De Massis, e l'assessore provinciale Roberto Ruggeri, che a Elice è praticamente di casa. E allora al centro per fare un po' il riepilogo della serata, ma soprattutto per conoscere chi rappresenterà Elice alla finalissima nazionale del concorso prevista a fine febbraio nella splendida cornice di Sanremo, nella città dei fiori, dove saremo noi con la nostra organizzazione a proporre l'epilogo nazionale del concorso. Un applauso al sindaco e all'assessore, facciamolo sentire forte, intenso. Allora sindaco, malgrado l'inclemenza del tempo ce l'abbiamo fatta, abbiamo scongiurato chi sta sopra di noi e abbiamo svolto una bella manifestazione che ha richiamato un folto pubblico al seguito, quindi non poteva esserci esordio migliore sotto l'aspetto strettamente artistico per questa 25esima edizione della Sagra della Scrippella. Lei è soddisfatto malgrado tutto?
Senz'altro sono soddisfattissimo, insomma, però sembra che quest'anno l'estate proprio non vuole arrivare. Purtroppo ha piovuto, insomma, fino a poco tempo fa, quindi sicuramente ci sarebbe stata tanta più gente, avrebbe attirato questo Festival della Melodia, avrebbe attirato tante persone, perché c'è una passione, insomma, da parte di tanti, da parte del pubblico, da parte di tanti, della gente, capito, di seguire questo tuo festival che è stato proprio inventato da te. Oltre a questo c'è Miss Adriatico, ormai tu qui a Elice sei di casa, insomma, oltre alla gara per Casalinghe, insomma, quindi ormai vieni spesso. Grazie sindaco, mi fate sentire di casa praticamente, e io vi ringrazio di questo. Però parliamo anche di questa rassegna, la Sagra della Scrippella, appuntamento anche per il fine settimana. Venite qua ad assaggiare la mitica Scrippella, ma anche tanti prodotti buoni, gli arrosticini, tanti piatti che hanno fatto la storia della cucina abruzzese. Certo, abbiamo voluto insomma realizzare questa serata proprio in occasione di questa 25esima Sagra della Scrippella, che ormai è una delle più antiche d'Abruzzo. E io volevo salutare il presidente della Prolog, che è l'organizzatore, il primo organizzatore di questa sagra, che purtroppo però non è potuto essere presente per motivo di salute. Io propongo proprio un applauso perché ci teneva tantissimo. E senza dubbio insomma c'è stato un grandissimo impegno da parte nostra per cercare di non far morire questa sagra, perché è stata una delle sagre più importanti anche qui d'Abruzzo, insomma, oltre a quella di Montebello. Una volta erano quella di Elice e di Montebello erano le prime, insomma. Adesso vogliamo che questa sagra prima o poi ritornerà in centro storico come era una volta, insomma. Quindi ci teniamo in modo particolare che l'anno prossimo, perlomeno, guarda, speriamo che il tempo sia... Tempo permettendo, insomma, quindi ci teniamo in modo particolare, perché sono delle poche occasioni e delle poche feste che noi organizziamo qui ad Elice nel periodo estivo. Oltre a questo c'è quella, la Sagra della Mugnaia con la rievocazione medievale, che insomma avverrà adesso ad agosto, 8 giorni, quindi dal 6 al 13 agosto. È una grande manifestazione che porta tanta gente, attira tanta gente, e quindi insomma ci teniamo in modo particolare che queste feste vengano realizzate e che siano partecipate, insomma. Grazie sindaco, un applauso al primo cittadino. E adesso, prima di leggere il responso della giuria, qual è il saluto della provincia di Pescara nelle parole del suo assessore Roberto Ruggeri? Buonasera a tutti, porto i saluti ovviamente del presidente Quirino Testa, di tutta la giunta. Faccio i complimenti all'organizzazione, che ogni anno ci stupisce sempre di più con questa splendida manifestazione, con quella di Miss Adriatico. Faccio i complimenti anche al sindaco e a tutta l'amministrazione di Elice, perché ogni anno anche loro sono bravi e capaci nell'organizzare manifestazioni che rendono importante questa cittadina, rendono importante anche tutta la provincia di Pescara, perché mettono in risalto le qualità enogastronomiche e anche quelle del territorio. Quindi è un apprezzamento a tutti per queste belle manifestazioni. Grazie assessore, allora io mi faccio da parte, scattano gli applausi doverosi a questo punto, mi faccio da parte, mi defilo per lasciare meritatamente il centro del palco alla vincitrice della nostra rassegna. Rappresenterà, come si diceva, Elice nella finalissima nazionale di Sanremo, Angelica Pompeo! Angelica Pompeo vince a Elice con il brano di Jackson 5, Who's Loving You? Eccola qui che raggiunge il centro del palco, la nostra vincitrice della rassegna, che trionfa nella 25esima edizione della Sagra della Scrippella. Era incredula, non ci credeva, però è proprio lei la trionfatrice della serata. E con queste belle immagini festanti, complimenti dell'assessore provinciale Ruggeri, del sindaco De Mazzis, il sorriso della nostra Angelica Pompeo, Palominucci vi ringrazia della cortese attenzione e vi rimanda alle prossime edizioni. Ciao a tutti da Elice, ciao e buona estate!
con il brano Who's Loving You di Jackson 5. Angelica Pompeo vince a Elice in questa 25esima edizione della Sagra della Scrippella, il Festival della Melodia. Allora, raccontiamola questa serata. È stata una splendida serata, anche se purtroppo il tempo è stato un po' nostro nemico, però sono venuti molti e questo è stato bello perché vuol dire che la musica unisce anche quando ci sono le difficoltà. E non è la prima volta che prendi parte al Festival della Melodia, sempre con nuovi brani. Questo brano da chi è stato ispirato? E ho scelto questo brano perché era un brano nuovo, è un genere che non ho mai affrontato, però ho voluto cimentarmi anche in una novità che per me poteva essere un po' un'arma a doppio taglio, però sono contenta che il pubblico ha gradito, quindi ringrazio tutti quelli che mi hanno votato ed il pubblico di Elice. Un brano che ha emozionato il pubblico, ma si emoziona Angelica Pompeo a cantare? Sempre, quando sali sul palco non sei più sul palco, perdi un po' la cognizione del tempo, pensi solo a cantare. Che cos'è per Angelica Pompeo la musica? La vita. Tutto? Tutto. A chi dedichi questo premio? Alla mia famiglia. Si è divertito questa sera l'assessore provinciale Roberto Ruggeri a Elice per il Festival della Melodia in occasione della Sagra della Scrippella? Tantissimo. Devo dire che è stata veramente una bellissima serata. I cantanti molto bravi, la qualità molto alta, mi sono appassionato, veramente complimenti. Cosa ha avuto di più lei che è un esperto di musica? Diciamolo pure, la vincitrice Angelica Pompeo che con questo brano di Jackson 5 ha trionfato e ha convinto praticamente la commissione. Ma devo dire che aveva un bel timbro, una bellissima voce e degli acuti molto importanti, per cui in effetti meritava di vincere. Anche la seconda a me piaceva tantissimo, con quel rhythm and blues americano molto intenso. Complimenti anche a lei. Lei che conosce la manifestazione, assessore, sa benissimo che questo è il festival dei vari Piero Mazzocchetti, Giolitono, ma tra questi ragazzi ci potrebbero essere dei futuri Piero Mazzocchetti e Giolitono, a suo avviso? Oddio, sì, è probabile, perché ho sentito dei bravissimi cantautori, ne erano tre se non sbaglio, li ho apprezzati tantissimo, sono giovani, hanno voglia di esprimersi in maniera molto determinata, per cui io spero e mi auguro che possano portare alto il nome dell'Abruzzo anche in tutta Italia, e quindi faccio gli auguri anche a loro. Assessore, lei qui ad Elice è praticamente di casa, quindi si è divertito doppiamente questa sera. Sì, mi permetto di dire che sono di casa perché c'è un bellissimo rapporto con la cittadinanza di Elice, ma devo dire che la cosa positiva di questa cittadinanza che ama fare le belle cose, questa ne è una in particolare, quella che verrà nel mese di agosto, la rievocazione medievale è un'altra importante iniziativa, insomma sono sempre attivi e cercano sempre di dare il massimo per proporsi ai turisti e ai cittadini della provincia di Pescara e anche dell'Abruzzo. Con un brano di Jackson 5, Angelica Pompeo vince ad Elice il Festival della Melodia in occasione della 25esima edizione della Sagra della Scrippella. A presiedere la giuria è il sindaco Gianfranco De Massis. Allora, facciamo un bilancio della manifestazione. È stata senz'altro una bellissima manifestazione, una bellissima serata. Abbiamo assistito a tanti ragazzi, proprio giovani talenti, e quindi hanno espresso tutta la loro professionalità, le loro capacità. Io auguro veramente a tutti quanti tanto successo. E naturalmente, insomma, alla fine, come si dice, le corse, chi vince, vince uno soltanto. Questo è stato un festival, insomma, organizzato qui ad Elice, grazie a te Paolo, e in occasione della 25esima Sagra della Scrippella, che è una delle più antiche ormai d'Abruzzo. E quest'anno purtroppo, insomma, a parte che per il tempo, insomma, altrimenti avremmo avuto molto ma molto più pubblico e anche più partecipazione. Comunque io invito tutti a partecipare alla Sagra della Scrippella, che si svolgerà anche nei prossimi giorni, quindi 12, 13 e 14 luglio, si concluderà proprio domenica prossima, insomma, per assaporare ormai una ricetta antichissima. Oltre a quello ci sono arrosticini, c'è la porchetta, insomma, e tanti altri piatti, e quest'anno ci siamo inventati, anzi abbiamo riportato gli spaghetti alla trappetara. È un antico, insomma, antico, si può dire, piatto che... Dei
Frantoiani. Dei Frantoiani, Frantoiani di, insomma, di una volta, molto buono da, da gustare. E naturalmente insomma invito tutti a partecipare a questo nostro piccolo borgo molto bello e molto carino, e spero che l'anno prossimo la Sagra della Scarpella si svolgerà nel centro storico proprio per far riviverla e far visitare a tutti quello che noi abbiamo, che è veramente bello e carino e proprio caratteristico. Durante l'estate 2013, sindaco, ci sarà anche l'occasione di venirvi a trovare per la Sagra della Mugnaia, una grande rievocazione anche in quella circostanza. Senza dubbio, quella è un, ormai un grandissimo episodio che si svolgerà dal 6 al 13 agosto. È un evento che ormai ha avuto insomma un grandissimo successo, con grandissima partecipazione. Ci sono proprio, si mobilita tutto il paese per fare in modo per poter svolgere questa grande, diciamo, questa grande sagra e questa rievocazione medievale. Ovviamente il tutto si svolge con 3-4 associazioni, tra queste c'è l'associazione Licese che si occupa della parte gastronomica, poi c'è un'altra associazione culturale che si preoccupa solo esclusivamente della rievocazione medievale. Noi come comune naturalmente partecipiamo con l'esposizione dei prodotti tipici locali, oltre naturalmente ad essere supervisori di tutto, perché c'è moltissima partecipazione, quindi è importante il problema logistico, il problema dei parcheggi, è importante insomma da parte della protezione ed essere vigili su tutti coloro che vengono qui a trovarci. Naturalmente in questa occasione verrà assaporata la pasta alla Mugnaia, che ormai è una pasta molto antica, oltre a tante altre prelibatezze che il nostro territorio produce.